l'ambasciatore Mucci di Capurzio. Domani saranno ancora con noi per accompagnarci in quel lungomare e per riaccompagnarci in piazza a casa della libertà della vincitrice. Due giorni di sfide, ringraziamo i nostri sponsor, la Banca Popolare di Bari, l'impresa edile Saverio Chimienti, il bar caffetteria Elite, Festa Ascensori, Ottica Iurino, Gioielleria Diana, Caffè Italiano, Tesi, Cosmet, Caffè Aroma. Ringraziamo anche i nostri partner, Peter Nautica, Merceria Cose Belle, Clemente SRL, l'altra radio, il settimanale La Vipera, Tribuzio Corredi e l'Avis. Vi ricordiamo circa l'Avis che la prossima giornata di donazione, il 26 luglio presso la RSA, vi ricordiamo che da giugno è già partita la gara di solidarietà nella raccolta del sangue che si concluderà a settembre e la contrada che avrà espresso più donatori riceverà durante la festa patronale il premio di contrada generosa. Ringraziamo anche la pubblica assistenza Ali Verdi di Rutigliano, per qualsiasi informazione c'è il gazebo del Palio alle spalle della tifoseria del Fuoco e del Giglio e anche dell'Avis per qualsiasi tipo di assistenza rapida per quanto riguarda invece eventuali piccole ferite. Ringraziamo anche come sponsor, dimenticavo, Maglio Francesca, Martinelli SRL e Ceramiche Orion. Detto questo, vi presento i miei due compagni di viaggio, coloro che, come posso dire, sentiranno, palperanno un po' gli umori delle tifoserie, delle persone presenti e che racconteranno insieme a noi, commenteranno questa due giorni di sfide. Vi presento ufficialmente Giuseppe Aversa e Patrizio Crisanzio. Buonasera a tutti, benvenuti. Parte anche quest'anno la quinta edizione del Palio di Capatosta. Vogliamo sentirvi, forza! Vogliamo sentire le vostre voci! Ma guarda che atmosfera meravigliosa, questa mistura di entusiasmo, ansia, adrenalina, voglia di vincere. C'è tutto questa sera, bellissimo, davvero bellissimo. Specialmente la voglia di vincere, che è un po', insomma, si vede in tutti i visi che sono qui presenti. Complimenti. Infatti ieri Giuseppe, durante la presentazione delle cerimonie del Palio, per chi non ha assistito, per la prima volta, posso dire, dal primo anno ad oggi, c'era un tripudio di persone che saltavano, cantavano i loro cori, i loro inni già studiati nei giorni precedenti, quindi preparati dalle varie tifoserie, quindi veramente questo evento
sta prendendo una piega sempre maggiore, quindi queste persone che rappresentano una parte dei cittadini, perché poi intorno, no? Intorno, oltre diciamo le transenne, ci sono altri molesi che ad oggi non indossano ancora la maglia della contrada, ma che sono comunque qui a supportarla anche senza maglia, per senso di vicinanza. Un giorno speriamo di poter riempire la nostra piazza, il nostro lungomare, di colori attraverso la nostra maglia. Ma assolutamente sì. Senti, c'è una cosa che queste quattro edizioni precedenti ci hanno insegnato a proposito di tifoseria: quanto è importante il rapporto dei tifosi. Noi abbiamo fatto delle prove microfono, però facciamo anche delle prove tifoserie. A me piace vincere facile. Drago, ci siete? Guarda, vado dall'altra sponda, forza. Allora, Noria, fatemi sentire! Sono da meno loro, eh? È una contrada che quest'anno vedo particolarmente vogliosa di vincere. La contrada del Giglio! Il blu, diciamo, è il colore preferito, il mio colore preferito, e lo indosso quest'oggi. Il palio è iniziato con la vittoria della Contrada del Fuoco nel 2011, nel 2012 ha vinto la Contrada della Terra e poi nel 2013 e 2014 la Contrada del Drago. Auguriamo a chi è a secco di vittorie di provare questa emozione di alzare il palione e di poterlo portare nella propria contrada, perché a detta di chi lo ha vinto è un'emozione indescrivibile e indimenticabile. Tutti i molesi fuori mola che ci stanno seguendo e che ci hanno chiesto di poter seguire il palio anche a distanza, quindi c'è un interesse anche dai molesi di fuori, che purtroppo non riescono a venire a luglio, di poter assistere e tifare la contrada del cuore. Un accorgimento per tutte le contrade che sono all'interno delle transenne: vi pregherei di restare seduti per permettere a chi è oltre le transenne di poter vedere le gare e tifare, insomma, assieme a voi. Allora, ricordiamo ancora una volta, non ci stancheremo mai. Cominciamo con la contrada del cuoco. Vi presento gli atleti: Angelo Maestro e Vito. Vito Pietanza. Ovviamente con la contrada della terra incitiamo gli atleti: Baccaro Gabriele Domenico, Cassano Denise, Colucci Samira e Seferi Ilir. Continuiamo con il drago. Del Giglio, un applauso a Raimondi Elena, Tandi Angelica, Dattona Francesco e Vavallo Roberto. Per la contrada della Noria, Caterina
Bella, incitiamo De Florio Alessandra, Belen Antonella, Usai Salvatore e De Silvio Luca. Ragazzi, facciamo un bocca al lupo, dai. Facciamo un po' di storia del futuro del Palio, inizia la competizione e al via la quinta edizione del Palio dei Capatosta. Finalmente è arrivato, sono arrivate le gare a terra. In bocca al lupo a tutti, ai vostri posti, pronti? Sesto posto con 1 minuto e 2 secondi, la Contrada della Noria, sesta classificata, quindi 0 punti. Quinta classificata con una penalità di 10 secondi, se non sbaglio, per invasione di campo, alla Contrada della Stella, quinta classificata. Quarta classificata, qui c'è un pari merito tra la Contrada del Giglio e del Forno, ma dato il sorteggio, siccome il fuoco al numero 1 e il Giglio al numero 4, il Giglio praticamente è quarto classificato e il fuoco è terzo classificato. Un fischio, ok? Ai vostri posti.